Vicini alla chiusura del ciclo delle scuole superiori, i ragazzi sono alle prese con la scelta più importante: quale università scegliere? Meglio specializzarsi in un settore specifico e cercare un corso professionale per poi entrare subito nel mondo del lavoro, o meglio un college negli Stati Uniti o un corso che prepari alle opportunità del mondo digitale? Per aiutare i ragazzi in questa difficile scelta, da oggi a giovedì 1 dicembre c'è Campus Oriente, il Salone dello Studente, aperto dalle 9 alle 14 nella Fiera del Levante di Bari. L'obiettivo è fornire ai ragazzi un panorama chiaro delle migliori opportunità per costruire il proprio futuro accademico e professionale. La manifestazione, organizzata da Class Editori in collaborazione con Poste Italiane, è rivolta ai circa 40.000 studenti delle classi quarte e quinte e ai 1.660 docenti provenienti da 420 istituti superiori di tutta la Puglia. Il Salone offre 90 fra proposte formative e professionali e più di 50 fra convegni e incontri diretti con le più importanti università pubbliche e private, tradizionali e online, scuole di formazione, enti e istituzioni. Il futuro ovviamente è dei giovani. Noi siamo qui, ci sono tantissimi giovani, ci sono tutte le scuole della Puglia e l'orientamento è una cosa eccellente, eccezionale. Bisogna che tutti i giovani davvero si rendano conto, diciamo, di quale risorse offre la Puglia, di quale università, di quali servizi. Siamo davvero in tanti, la Puglia c'è, i ragazzi ci sono e siamo contenti davvero di aver organizzato questo evento. È un evento dove i ragazzi poi si possono anche confrontare fisicamente e questo è importante. Gli studenti potranno assistere alle presentazioni delle offerte formative per studiare in Italia e all'estero e partecipare ad incontri sulla conoscenza di arti e mestieri focalizzati sulle peculiarità del territorio o prendere parte ad incontri per l'orientamento al lavoro. I lavori di Campus Orienta sono stati aperti questa mattina alla presenza dell'assessore ad istruzione, giovani e lavoro del Comune di Bari, Paola Romano, del rettore dell'Università degli Studi di Bari, Antonio Felice Uricchio, e di Filippo Attivissimo, professore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari. Abbiamo oltre 120 corsi di studio, 2.000 docenti che sono impegnati nelle nostre attività, ma soprattutto un progetto per il futuro, la possibilità di coniugare competenze, esperienze e mondo del lavoro. L'impegno prioritario infatti viene dedicato ai temi della formazione d'eccellenza e del placement, in una prospettiva che possa essere sempre più attrattiva non solo per gli studenti del nostro territorio ma per studenti che provengono anche da altri ambiti. L'internazionalizzazione è uno degli obiettivi forti perché appunto promuoviamo anche percorsi di integrazione di competenze con altri atenei di tutto il mondo e vedere oggi tanti studenti è una bella occasione per proporli e per invitarli a restare nella nostra Puglia.